Amiche e amici di Truman TV, buongiorno. Oggi siamo andati nella bellissima e un po' ventilata Agropoli a trovare colei che veramente brilla in tutta questa Agropoli, ma ci ha fatto tanto sognare, ci ha fatto divertire e ci ha fatto incuriosire, ma queste curiosità finalmente è arrivato il momento di liberarle perché siamo con lei. La bellissima mamma mia, la vediamo già in video. Complimenti, buongiorno Federica Lepanto. Buongiorno Federica. Intanto grazie per le bellissime parole che hai speso per me e per la bella Agropoli. E sicuramente sì, oggi è il momento in cui qualcosa verrà svelato, delle curiosità che le persone insomma hanno e a cui non hanno avuto risposta. Quindi soltanto per oggi, soltanto per voi, sono tutta vostra. Quindi Wow. Senti Federica, ma insomma, comunque siamo a cospetto della bella vincitrice del GF14. Correva l'anno 2015 e Federica Lepanto diventava la vincitrice del Grande Fratello. Che esperienza è stata? allora, di sicuro, Ghibli, ti posso assicurare che è stata l'emozione più grande che io abbia provato nella vita, cioè ha superato magari il primo bacio, ha superato la laurea, ha superato tantissime emozioni che magari uno le vive, diciamo, Addirittura. proprio con consapevolezza. Il Grande Fratello è stata per me una scoperta ed è stato soprattutto una vittoria inaspettata. Cioè, comunque, dentro di me non avevo, ci speravi, sì, ma nel momento in cui te lo dicono, cioè, dentro succede qualcosa che, credimi, non so, forse un'emozione simile la si può vivere con un parto, ma io fino ad ora di sicuro è stata l'esperienza più, cioè, l'emozione più grande che abbia vissuto. Assolutamente sì, questo sì. Senti, ma ricordiamo il momento anche abbastanza ironico, ma chissà che carica d'ansia, i famosi cuoricini tutum tutum, perché in quel momento estraevate Io me lo ricordo e benissimo, te lo posso anche fare. Io stavo così. Oddio, che... Sì, eri immobile. oddio, oddio. Aspetta, fai piano, fai piano. Dov'è? Non dovevamo capire. Dov'è Quando poi abbiamo scoperto che nella busta non c'era niente. Io proprio avevo. No, ti giuro, Ghibli, è stata una serata lunghissima. Mi ricordo che non finiva mai. Ed era sempre uno scuotimento. Ogni chiamata, ogni volta che sentivi il tuo nome, ogni volta che magari ti invitavano a passare da una stanza all'altra oppure ad entrare nello studio. È stato un susseguirsi, mi è sembrato di vivere in una serata tipo una settimana della mia vita, di un'intensità Che assurda. bello, che bello. E quindi poi veniva incoronata la bella Federica. Ma prima di questa esperienza, chi era Federica Lepanto? Ma Ghibli, io credo che si possa definire con un semplice aggettivo, ecco, appunto, semplice, cioè era una ragazza come magari lo sono tante, lavoravo, studiavo, avevo i miei sogni nel cassetto, combattevo contro la cellulite, mi facevo le serate alcoliche con le mie amiche, andavo all'università e lavoravo in ospedale come infermiera, ero tirocinante all'epoca, lavoravo come ragazza immagine nella discoteca per levarmi i miei sfizi, perché Ricordi il nome del sfizi dei locale, cazzeggiamenti, ma ricordi il sono nome della vizioso al discoteca. massimo, tutto ciò che è bello lo devo avere, quindi per mantenermi lavoravo, perché altrimenti con la borsa di studio facevi poco. Però è stata una vita, ecco, diciamo, penso si possa relegare tra le normali prima che avvenisse il Grande Fratello. Sicuramente dinamica, perché comunque sono una persona abbastanza attiva, cioè mi annoio facilmente, quindi devo sempre fare qualcosa Infatti, Certo. dagli orari che ho di lavoro puoi ben capire che a casa non ci sto mai. Ma ci arriviamo ai tuoi orari, alla tua vita. E niente, quindi ero una persona, diciamo, una ragazza universitaria che lavorava e, insomma, conduceva una vita abbastanza normale. Ok, e quindi poi dopo l'incoronazione, la partecipazione, l'incoronazione a questo al reality, al re dei reality, al vero Voi dei reality. reality, veramente. E la nostra bella Federica diventa la vincitrice. Tu E lì però cambia la hai mia vita completamente. e stravolge la vita. Sì, Poi poi la dopo. tua famiglia, sappiamo che tu vivi con
con tua madre, con tuo padre nella tua bellissima casa e vediamo uno scrocco del tuo bellissimo giardino. Io faccio vedere che prima mamma mi ha detto mi raccomando inquadro, fai vedere, ma da qua non oh mamma vedere. Abbiamo tanto mare anche dall'altro lato, vedi c'è un altro scorcino da qua ma non so se riuscite a vederlo, dove si vede la città. No, siamo proprio... Ma la mamma dov'è? Dov'è la mamma? No, la mamma non verrà mai, ora ci provo, perché lei ha le video lezioni, tra l'altro. Diglia la mamma che se no... La provo a chiamare. Mamma, vuoi venire a fare un saluto? Vuoi venire a fare un saluto? E già, lascia un attimo e vieni. Oh... Non ti posso salutare dalla, vieni un attimo su, con la maglia del Campari Soda mentre fa la video lezione. Che bello. Senti, sono Federica, tutti del mio a quanto disti dal mare? No, io pochissimo, cioè sono alta ma in macchina sono veramente 4 minuti. Che bello, no, che bella vita. Ma tutta Agropoli è così, perché poi non è grande, quindi... Meno male ci arrivi, a meno che non abiti nella zona limitrofa, però meno male Agropoli centro è mare. Noi abbiamo porto, spiaggia. Ma la tua città, il tuo paese, il luogo in cui vivi, vedono questa ragazza che di punto in bianco partecipa a un reality e ancora di più la vedono tornare vincitrice. Quindi Agropoli, eccola qui! Ciao, eccola. Mamma! Mamma Norma, per tutti gli amici qua. Ciao! Come la trovi? Mamma! Sì. Mamma, innanzitutto grazie per aver donato al mondo una bellissima e capace donna come Federica. Bene, anch'io ringrazio Dio. Che vita è vivere in casa con una star sempre così presa, ma poi andremo sulla questione sociale. Com'è vivere con una sorella? Com'è? All'inizio molto è stato difficile perché effettivamente lei è sempre stata una ragazza che ha condotto una vita semplice, molto lineare, ha fatto un percorso di studi come tutte le ragazze, poi improvvisamente ci ha catapultati in questa avventura senza fine. E non si capiva niente. E allora devo dire che quando è entrata nella casa, i primi tempi siamo stati molto preoccupati, io molto triste perché vedevo cose molto tristi. Poi quando ho visto che dall'Italia venivano consensi da tutte le parti, mi scrivevano, mi chiedevano, tante persone, naturalmente tutti sconosciuti, mi sono sentita molto coinvolta ed è stata come partecipare, ecco, è come se io avessi partecipato con lei. In realtà poi un reality è così, credo. E poi, però, le ho sempre detto, continua la tua strada normale. Io mi sono laureata dopo. Parallela. Io le ho detto adesso però devi laurearti, perché le mancavano 2 esami, mi pare. In quel momento di grande successo, perché di notorietà, era facile perdere un attimino di vista l'obiettivo. E soprattutto difficile trovare il tempo di scrivere la tesi di laurea, fare il tirocinio, frequentare l'università, sono stati 4 mesi. Però poi... Ma chissà anche il rapporto con i docenti, tutto quello che era, insomma, la Federica nazionale... Sì. Fortunatamente ho avuto dei docenti che mi hanno appoggiato, soprattutto il mio relatore di tesi, che saluto, Ivan Rubi, è un dottore nella ricerca ed è stata una persona per esempio fondamentale in quel periodo perché mi ha permesso di arrivarci alla laurea. E io adesso ti devo lasciare perché sono i miei. Come si chiama lei, signora? Come si chiama? Ah, io ti sto dando il tu, puoi darmi il tu. Come ti chiami? Norma. L'Olma? Norma. Come la Norma? Come Marilyn Monroe? Mamma mia, che buona. Senti, Federica. Guarda, sono talenti in famiglia, anche nei nomi. Federica, adesso abbiamo parlato con tua sorella Norma, adesso voglio parlare con tua madre. Sì, sì. Adesso sì. Me la chiamo, la sorella diventa la mamma. Il più bel buona giornata, Norma, grazie per averci ospitato a casa sua. Va bene, arrivederci. Grazie. Mamma è giovanissima tua madre. È del 65.
Devo dire che si comporta anche molto bene, perché poi mia mamma non era di pace, si ha paura delle punturine, delle cose, quindi ti posso assicurare che tutto quello che vede è tutta natura, e quindi no, se li porta bene. Senti. Poi mia mamma è speciale perché ha un occhio verde e un occhio azzurro. Io ne volevo, o li volevo verdi o azzurri, e non ne ho acchiappato manco uno. Mia mamma è chi è? Tutti e due lei. Tutti e due lei. Nessuna delle due figlie, tra l'altro, perché io ho una sorellina più piccola. Cosa che però è utile invitarla perché non ci verrà mai in video. Lei è molto, è un ingegnere ecologista, ambientalista, animalista, retta, corretta, odia i social, la televisione è tutta. Quindi è un altro mondo. Completamente opposta. Ma che vita, allora, Federica, dicevamo che poi tu a un certo punto rientri da gloriosa, perché la famosa Lepanto, la guerra di Lepanto, esatto. in realtà ricordiamo. Vittoriosa da questa guerra, il tuo cognome la diceva lunga, esatto, e sì. Come ti ha accolto la città? Che momento è stato? Lo ricordi? A me mi ha accolto, no, una città, a me mi ha accolto un'armata, Ghibli, cioè io avevo persone ovunque, anche durante la tesi di laurea sono arrivate persone da fuori, durante la discussione, scusami, della tesi. E nel mio paese mi hanno accolto su un palco dove comunque mi hanno intervistato, ho avuto il premio dello spettacolo Paolo Serra, un sindaco del nostro paese che portiamo in memoria, e una serie di insomma, eventi che comunque mi hanno festeggiata, quindi io sono stata contentissima di sicuro, Ghibli, tutto quello che è venuto dopo io non me lo sarei mai aspettato, cioè è stato un vivere una situazione molto più grande di me in tutti i sensi, soprattutto a livello di pensiero, perché ti ripeto, non pensavo che ci potesse essere così tanto fuori durante l'esperienza in casa, ed è stata una cosa che poi bene o male nel tempo si è mantenuta, cioè tuttora io magari faccio l'infermiera casa a casa, come vedremo dopo in altri ambiti, però le persone magari mi riconoscono, quindi mentre che faccio l'infermiera faccio anche il selfie. è una vita che comunque non ti lascia più, è un qualcosa che ti porti dentro, anche se conduci poi una vita, diciamo, perché ti ripeto, a me piace darmi da fare, quindi lavorare è per me fondamentale, però non dimentichi quello che sei stato, e semplicemente si trova un connubio per cui tu possa fare entrambe le cose senza togliere nulla né l'una né l'altra. Senti, cara, dimmi. Però tu infatti, e adesso ci addentriamo, parli, inizi la tua avventura televisiva con la frequentazione in contemporanea dell'università, perché tu stavi studiando scienze infermieristiche. Ne esci, continui la tua prima passione, quindi quella volevi diventare un'infermiera, e così accade. Oggi sei un'infermiera laureata, e ragazzi, aprite bene le orecchie, un'operatrice del 118. Quindi, sai, conosco molto bene questa tua attività, e intanto complimenti, perché so il sacrificio a cui uno si deve apportare. Tu meglio di me probabilmente mi puoi capire, meglio di tutti, anzi, che meno male la condividiamo in parte. Quanto ti soddisfa questa tua attività? Qual era il tuo obiettivo di vita? Ma sai, Ghibli, l'obiettivo di vita è qualcosa che probabilmente non avrò mai io come carattere, perché mi faccio prendere dalle situazioni e penso che ogni cosa fatta con passione poi possa diventare un obiettivo di vita. Se ti devo dire che cosa è, non so, un posto dove vorrei lavorare, o semplicemente continuare a fare quello che faccio con passione, che possa essere, che possa portarmi sull'ambulanza oggi, il reparto domani, oppure in casa di qualche paziente fra due mesi. L'importante è fare tutto con passione. E io quindi un obiettivo, diciamo, fisso non ce l'ho. Il mio obiettivo è vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, quindi fare tutto quello che fai bene e con passione. Il mio obiettivo quindi è quotidiano, ogni giorno ho un obiettivo, ed è finire la giornata nella maniera più impeccabile possibile. Sul 118, soprattutto in questo periodo, è un periodo storico particolare. Noi comunque siamo stati stravolti anche in quell'ambito, per quanto poi le ore sono turni comunque da 12 ore, quindi le ore sono tante, tu non hai il tempo, diciamo, proprio materiale per, a volte neanche per riposarsi tra un intervento e l'altro, oppure capita la giornata invece tranquilla dove tu 12 ore magari
te le passi in farmacia, sull'ambulanza, sistemi, però di sicuro non sono giornate, diciamo, standard. Soprattutto in questo periodo storico è tutto diverso, perché tu non esci più nella normalità dell'evento dove ti arriva l'attivazione, tu vai sul posto, fai quello che devi fare, diciamo anche sviluppando una compliance col paziente, no? Cercando di capire il suo vissuto in pochi minuti, perché poi il 118 è molto diverso dal secondo lavoro che faccio, che è la domiciliare, dove invece tu la diventi l'infermiera di famiglia. Sul 118 tu una persona la vivi per 5-10 minuti, se la trasporti mezz'ora, 40 minuti, bene o male il tempo è quello, a meno che poi non sia un intervento che ti diciamo richieda più tempo d'azione. Però mentre prima tu questo lo facevi, oggi invece tu sei presidiata, quindi esci che neanche ti si riconosce in viso, quindi le persone già non riescono, magari sai, essere magari nel vederti hanno paura prima loro, e poi ti dicono perché non sai dove entri. Appena leggi un decimo di febbre incomincia il panico, perché poi lì lo devi mettere in tenda, passano giorni fin tanto che esce il tampone, cerchi di capire che cosa è stato. Noi l'ultimo caso l'abbiamo avuto ieri o l'altro ieri, che siamo andati su un intervento dove avevamo, diciamo, la visiera, la mascherina, guanti, però non avevamo la tuta, perché poi quelli sono presidi che costano tantissimo. Se tu li volessi mettere ad ogni intervento per 3 persone, per 4 ambulanze, diventerebbe uno spreco sanitario non indifferente. Quindi cerchi anche di razionalizzare il materiale che hai, facendo un triage con la centrale. E quindi noi ci siamo trovati poi ad andare su una sospetta microembolia, lì poi non si è capito bene, perché poi la diagnosi viene fatta in pronto soccorso, non abbiamo noi mezzi, certo. Però ci siamo trovati poi una febbre, quindi lì a vestire giù le persone del paese che giustamente guardavano come, oddio c'è il Covid a Agropoli, oddio c'è il Covid. Un panico che tu devi gestire su un intervento, devi cercare di mantenere le persone calme. Questo ovviamente quando il lavoro d'equipe funziona, quindi quando collabori con l'autista, soccorritore, con il medico, è tutto più semplice. Io posso vantare comunque di avere delle situazioni favorevoli, nel senso non ci sono scontri, c'è molta collaborazione. Ovviamente c'è il medico con cui ti trovi di più, il medico con cui ti trovi meno, però si lavora bene. E anche diciamo da parte delle famiglie, cioè fino ad oggi posso dire una situazione gestibile, perché c'è collaborazione da parte di tutti. Quindi nel mio piccolo paesino, grazie anche a De Luca che ci ha fatto un terrorismo psicologico allucinante, però io lo adoro per questo, perché è stato grandioso, noi fortunatamente vantiamo una situazione favorevole, non abbiamo case, non abbiamo nulla. Certo, si lavora sempre. E anche oggi avrai la tua giornata lavorativa, professionalmente parlando. Allora, io ho smontato dalla notte, ho fatto notte su 118. Tu hai smontato dalla notte? Sì, sì. Con quella faccia? Sì, vabbè, una faccia Ghibli, se tu la vedessi realmente la mia faccia capiresti, diciamo che in video è fattibile, poi c'è un po' di trucco, poi le persone che sono abituate a vedermi come infermiera non mi riconoscono sempre, perché io non uso mai il trucco, io sono molto amante dell'estetica, in quanto salute, quindi magari mi abbuffo di creme, vitamine di tutti i tipi, provo, ho tanti medici con cui insomma lavoro su questo, sulla medicina estetica, ho anche un attestato che mi sono preso, ho fatto un corso, quindi diciamo sono pro bellezza in salute ma meno trucco, quindi di solito non mi trucco mai, e chi mi vede così all'improvviso truccati, no, ma chi è? Ma da dove esce? Senti, Federica, ma se ti dovessi dire Temptation Island? Beh, è un'altra esperienza della mia vita che ho affrontato così all'insaputa, tra l'altro. Non era una cosa, anche quella non è stata una cosa programmata, né tantomeno un programma a cui, diciamo, io avevo intenzione di partecipare. Preparati funzionalmente. Non ho capito, perdonami. Potevi prepararti funzionalmente alla produzione. Sì, allora no, ti spiego, io sono entrata, mi è stato fatto questo invito, questa proposta, e io inizialmente penso come tutti, sai, ti domandi, soprattutto poi per il lavoro che faccio, sai, vai lì, ti metti in mezzo ad una coppia, cioè non ne esci bene a livello di donna, ecco. Poi è stata brava Chiara, così come Raffaella Mennoia, che saluto, che insomma ci hanno spiegato qual era il nostro ruolo, e quindi non quello della tentatrice, ma semplicemente della ragazza single che si interfaccia con degli uomini
fidanzati che stanno vivendo magari un momento particolare o che vogliono mettere in discussione il loro rapporto, e li aiuta in questo percorso a livello, diciamo, comunicativo e introspettico della cosa. Quindi noi non eravamo in realtà lì per tirar via il fidanzato dalla coppia, ma anche per magari aiutarlo a capire la ragazza che aveva di fianco. Certo. Ed è stata un'esperienza che probabilmente è stata più introspettica per me che non per la persona con cui poi mi sono interfacciata, perché tra le tante non era la persona con cui avevo più feeling. Magari c'era un feeling iniziale di leggerezza, di voglia di divertirsi, però mentre io mi aspettavo un percorso un po' più, come dico, profondo, se vogliamo, no? Un percorso dove c'era realmente una persona che si mettesse in discussione, mi sono trovata una persona che era un po' più, rimaneva molto superficiale, e di conseguenza poi la mia esperienza ha avuto breve vita, diciamo, perché non c'era più, cioè, passato il momento in cui si condivide la leggerezza, poi probabilmente non ero la persona più adatta per fargli capire determinate cose, perché io, diciamo, non avevo un'impostazione fisica della relazione, ecco, avevo un'impostazione un pochino più distante da quel punto di vista. Poi era una persona che inizialmente a me era piaciuta molto, io l'ho anche detto, non tanto per l'estetica che aveva, ma per il modo appunto di affrontare l'esperienza nei primi giorni, sai, una persona frizzante, e io infatti dissi non pensavo che potesse piacere qualcuno veramente, ma nel senso inteso come non pensavo di poter trovare una persona, certo, che potesse vivere realmente quell'esperienza. Poi diciamo che la cosa è andata via via scemando da parte, penso, di tutti e due, quindi... Però è un'esperienza che porto anche questa con sorriso, è stata una bellissima esperienza. Differentemente dal Grande Fratello, mi sono trovata magari a condividere dei momenti con delle ragazze con cui alla fine avevo instaurato un rapporto, che poi non si è protratto nel tempo per vicissitudini, per tempo, per lavori, eccetera, però con cui, insomma, io ho visto... Comunque è rimasto un buon rapporto. E con la produzione soprattutto, assolutamente. La produzione che Ghibli a me la fascino, piace tantissimo, Maria soprattutto, quindi sono stata contenta di partecipare. Non ero predisposta tanto a quel tipo di programma, sai, io sognavo uomini e donne, ma da quando sono piccolina, dai tempi di Paola Frizziero, Salvatore Angelucci, cioè, quindi diciamo che lì quello è stato il mio, io ho sempre collocato Maria tra uomini e donne e C'è posta per te, e invece ci sono approdata con Temptation Island, ed è stata anche quella un'esperienza molto bella. Sì, che bello. Federica, ma che bella vita intensa. Ascolta, prima di salutarti, anche a te, sì, anche a Federica Lepanto, la domanda di rito, ovvero: chi sei tu? Perché non c'è neanche bisogno di portarti. Sei sul cucuzzolo della montagna, in questo caso presumo della collina. Sì. Chi ideologicamente o fisicamente Federica Lepanto butterebbe giù dalla montagna? Butterei? Un sistema piuttosto che una persona fisica. Allora, fammi pensare, ma sì, sicuramente più un sistema che una persona, perché non so proprio il tipo da ammazzare qualcuno. Tu le salvi, poi dopo ti tocca andare a prendere il precipitato. Ma forse in questo momento butterei giù la Prima Repubblica, che è probabilmente quella che è stata importantissima e che ha dato tantissimo attenzione agli italiani di quel tempo, ma che ci fa ritrovare in una situazione dove abbiamo un debito pubblico che è iniziato da lì e che probabilmente non solleveremo mai, e che ha diciamo, cioè, mentre prima nella Prima Repubblica soldi a non finire, finanziamenti, pensioni a 35 anni eccetera, adesso invece tutto dilazionato, la pensione non l'avrai mai più, finanziamenti non ce ne sono, e quindi io nella mia età e nella mia epoca butterei giù la Prima Repubblica, perché se fossero stati un pochino più, diciamo, come si dice, non mi viene il termine, no, longevi, aiutami Ghibli, quando uno... Lungimiranti. Esatto. Probabilmente l'Italia oggi poteva vantare la stessa situazione della Prima Repubblica. E invece, avendo consumato tutto in quel tempo lì, no, a noi c'è restato poco. Quindi... Allora, Federica, noi ti ringraziamo. È stata una bellissima chiacchierata in una bellissima location, perché ci hai regalato degli scrossi di Agropoli stupendi.
Ma... non so come si vede, ma è molto bella. Poi siete Ghibli, tu sei invitato, quando vuoi il nostro paese. Era già diventata una minaccia, non un invito, perché la minaccia è che sicuramente questo Covid ci libererà tutti e noi verremo con la nostra tube televisiva a passare una giornata e la passeremo con Federica. Quando vuoi, io sono qua che ti aspetto. Anzi, tutto il paese. Grazie a Federica Repatto, grazie alla tua famiglia, grazie alla tua bellissima Acropoli. Grazie di grazie tutto. Grazie mille a voi. Federica Repatto. Un bacio a Radio Truman e a te, Ghibli. Una buona grazie, cara. Tante cose belle, tutte le cose più belle della vita.